Ben ritrovati con la nostra terza pagina. I documenti dell'Archivio di Stato hanno ricostruito la Mantova al tempo della peste del 1630, con inevitabili analogie alla pandemia che stiamo vivendo. La ciclicità degli avvenimenti che tornano, anche quelli più drammatici, come le epidemie al centro della mostra allestita in ottobre all'Archivio di Stato di Mantova. Con la trasmissione Mantova Segreta nelle scorse settimane, le telecamere di Telemantova hanno documentato il preziosissimo ed eterogeneo materiale esposto, relazioni, scritti, scambi epistolari che rimandano alla drammaticità che il 2020 ha reintrodotto nelle nostre vite. Si tratta di un documento relativo alla peste del 1630 e fa parte di una serie di relazioni che evidentemente venivano fornite ai governanti. Questo documento descrive proprio nel maggio del 1630 qual era la situazione che si stava verificando in città e quindi descrive appunto la presenza di stracci, pelli, animali morti che causavano un grande fettore, oltre alla presenza di montagne di letame. Descrive anche il fatto che sui sagrati vengono sepolti moltissimi morti e che questi cadaveri vengono sepolti con pochissima terra sopra e questo provoca chiaramente ancora degli odori terribili che si aggraveranno con il riscaldarsi delle temperature. I beccamorti, senza alcun segno distintivo, vanno in giro per la città approssimandosi a tutti ed è la cosa gravissima perché loro stessi sono infetti e soprattutto dice quello che importa soprattutto è che cosa bruttissima vedere e che fa inorridire la gente, vengono seppelliti i morti anche di giorno, cosa che invece dovrebbe essere fatta di notte per dare meno spettacolo e per non fare inorridire le persone.